Assessore Paolucci, pochi giorni fa a Pescara c'è stata una protesta rumorosa dei cittadini della Val Pescara, sia della provincia di Pescara che dell'Aquila, per il ridimensionamento dell'ospedale di Popoli. Sono state lanciate accuse alla regione di immobilismo. L'assessore alla sanità cosa risponde? Accuse ingiuste, profondamente ingiuste, perché è troppo semplice rivolgersi al luogo, a quell'istituzione che invece ha di fronte a sé norme nazionali, perché non viene mai detto. Per quanto riguarda intanto gli accessi al pronto soccorso, per avere un ospedale di base occorrono 20.000 accessi appropriati, ovvero 20.000 accessi in un pronto soccorso tolti i codici bianchi. Popoli ne ha circa 9.000 tolti i codici bianchi. Sono norme nazionali, se le cambiano, ma non è che la regione fa di sua spontanea volontà un certo tipo di programmazione. Deve stare dentro una cornice nazionale. Non capisco perché da 2 anni e mezzo non si dice nulla, e per ora non è stato proprio tolto nulla in 2 anni e mezzo a Popoli. Anzi, il modo per poterlo riconvertire come un grande centro regionale di riabilitazione pubblica, peraltro complessa, i cosiddetti tecnicismi, codice 56, codice 75, lo ha voluto questo governo regionale, che ha scritto nero su bianco che questo è il futuro di un presidio che altrimenti, vista la programmazione nazionale, non regionale, non avrebbe avuto chance. Quindi penso che siano davvero ingiuste e ingenerose. Per quanto riguarda però la rete emergenza-urgenza, cosa sarà del pronto soccorso di Popoli? Ma intanto l'attuale programmazione prevede lo stesso, 2 H24, non uno, perché c'è un H24 dedicato al cosiddetto punto di primo intervento, più il 118, anche questo, H24, anche questo medicalizzato. Però bisogna stare dentro quello che è una legge nazionale. Cioè, qual è la richiesta che mi si fa sostanzialmente? C'è una legge nazionale, tu non rispettarla. Ma non mi sembra, diciamo, non capisco perché nessuno lo dice.